palle. Ragazzi, la gente che può aver ragione con te discutendo, mettendoti in bocca cose che non hai detto. Per ma tu hai detto che io facevo così. No, io mi ricordo, io quando sto parlando, almeno una discussione di un'ora prima o sta avvenendo nell'arco di 5-10 minuti, ho una specie di registratore di tutte le parole che dico, perché proprio per evitare di discutere con deficienti o con le persone che io non so se sono deficienti o no, nel dubbio io faccio attenzione a tutto quello che dico, sia prima di dirlo e sia me lo ricordo dopo che l'ho detto, perché ci ho pensato prima di dirlo, perché ho una capacità di stare sul pezzo. Ma tu hai suonato, tu mi hai detto che hai suonato così. No, non ho detto, non ho usato quell'aggettivo, non ho usato. Questo mi telefona, fa, ho comprato un ukulele con la O maiuscola. Cazzo, avrà speso, non lo so, minimo 500 euro. Cioè, un ukulele con la U maiuscola. Ho pagato 100 euro. Il Mogno. Poi, a parte il Mogno, non sarà Massello. Allora, io ho preso un ukulele discreto per il prezzo, da Thoman, è un ukulele World Event, pagato 69 euro. Suona bene, suona come un ukulele che normalmente costerebbe, secondo me, sui 150 euro. È un ukulele con la U maiuscola? U maiuscola? No, io non ho ukulele con la U maiuscola, ho ukulele discreti, ho uno della, come si chiama, Highlander, che è una sottomarca della Galilea. È un ukulele che per me va bene. Andrei a dire a qualcuno che ho comprato un ukulele con la U maiuscola solo perché prima un ukulele di merda? No, cioè noi dobbiamo soppesare le cose. Cioè, allora uno che si compra un Canilea, che come cazzo lo presenta? Il dio degli ukulele, ho comprato il sacro graal dell'ukulele. Ma siamo coi te. Ma guarda, c'è un episodio di Greg e Lillo e Virginia, come si chiama? Raffaele. Che loro vedevano i fiordi dalla Grecia, è quello, ragazzi, è quello. La gente ti telefona, ho incontrato una ragazza bellissima, poi la vedi. Cioè, no, per me, io posso dire che per me ero uguale a quell'altro. Sì, ma non l'hai detto. Non mi hai detto ho comprato un ukulele meglio di quello che c'avevo prima. Grazie al cazzo, quello che c'avevi prima costava 30 euro, 40 euro, vabbè. 100 euro, ragazzi, non disco. Allora, è il fatto che uno non c'ha soldi, è un conto. Io non ho soldi per comprare una tromba, o non voglio spenderli per 2-3 mila euro. Prendo questa della Thoman a 150 euro. Ci faccio pure i video. Ma sono conscio che una tromba di 150 euro, che essendo fatta da Thoman, corrisponderebbe a una Yamaha da studio, che ne so, da 300-250 euro. Strumento da studio è uno strumento in cui il rapporto qualità-prezzo è ottimo, è un'ottima tromba. Ma come cazzo fai a comprare un'ottima tromba a 150 euro? Ho preso una cornetta sui 400 euro, mi deve arrivare. È una discreta cornetta, ripeto, fatta da Thoman, avrà la qualità di una cornetta di un'altra marca sui 700 euro, quindi ho risparmiato 300 euro. Ma anche se valesse 700-800 euro, una tromba o una cornetta da 800 euro è una buono strumento di media qualità. Punto e basta. Cioè, io ho detto, ma tu hai suonato mai un canile? Io per esempio non l'ho suonato. Ho suonato strumenti in tutto il legno massello e in, poi io certe volte mi diverto. Adesso, siccome ho preso una, vabbè, tutta una lunga storia, cioè ho 30 euro che mi sforavano da Thoman, perché ho preso un B-stock rispetto a quell'altro, che l'altro sarebbe arrivato chissà quando e l'avevo già pagato. Ho preso un ukulele da 30 euro, bello, carino, da vedere, ci cazzeggio, ma io ci lavoro con l'ukulele. A maggior ragione se ci lavori. Ma no, io suono in giro. Cioè, uno lavora con uno strumento, ci lavora. Ma cazzo, cioè, lavoro. Perché io non ho mai detto, io ci lavoro con la chitarra quando facevo busking. Io faccio busking. Non si qualifica, dato
di proprio come un lavoro, cioè uno dice che fai il lavoro, che fai, sono per strada. Io direi direttamente sono per strada, perché la gente si immagina un lavoro o qualcosa di diverso, ok? Io ci lavoro, allora pure io mi metto a suonare la tromba per strada, ci lavoro con la tromba, ma no, sono uno che suona per strada con la tromba. Lavorare con la tromba si intende che ti chiamano, fai studio di registrazione, vai a fare le serate, le insegni, lavori in una scuola di musica, è un altro discorso. Quindi non cambiamo le parole per cambiare la realtà, ok? Cioè io ho detto, siccome non piene le palle di gente che dice qui, questo qua, questo e quell'altro, cioè ripeto, se uno vuole discutere con me si deve ricordare quello che ha detto lui e quello che ho detto io. Perché no, ma tu mi hai detto, no, io non ho detto niente. Ma tu sei un, no, io non sono una, non sono un fanatico degli strumenti costosi, se no non compravo questa tromba a 150 euro. Ragazzi, non sono un fanatico degli strumenti costosi. Ho mangiato da Dio al ristorante, che ne so, del pesce a Fiumicino, quanto hai speso? Abbiamo speso 10 euro a persona. Ma cosa cazzo vuoi aver mangiato con 10 euro a persona? Dico, anche se fosse 20 e 30. 30 euro, non mangi alla grande il pesce. Poi, se tu hai gusti di merda, non sai quali sono i prezzi, non hai mai mangiato una cosa costosa. Perché io non dico costosa a cazzo di cane, tipo a ristoranti gourmet, che ti fanno pagare un sacco e mangia poco. Io quella cosa là non la sopporto, perché degustazione, cioè a me mangiare 50 cose non mi piace, anche se piccolo, penso mangiare 3 cose ma sostanziose, sto pure a dieta. Però se devo andare al ristorante, spizzicare e pagare 200 euro di conto, vabbè, non sono per quello. Ma ci sono delle vie di mezzo di ristoranti non gourmet, non queste cazzate che ti mette un piatto così una cagatina e mezzo, però si paga. Cioè un ristorante, mangiata alla grande, 50 euro a persona l'hai buttate, adesso con l'inflazione figurate, perché poi aumenterà tutto, questo è un altro discorso, è già sta aumentando. Ma non mi venite a rompere il cazzo, perché io non c'ho più pazienza. Io mi devo relazionare con delle persone normali. C'era una manifestazione, non è venuta, no, perché eravamo stanchi. Porca puttana, qui sta scoppiando una guerra atomica. A meno che proprio non posso, perché ho un appuntamento dal dentista, una riunione di condominio, è una cosa che non posso rimandare. Io ci vado anche se sono stanco. Mi forzo ad andarci, perché qui se ne va del nostro futuro. Eh no, perché qui è perché stavo qui, l'ho visto in TV. L'hai visto in TV, grazie al cazzo. E noi manifestiamo con che? Con le persone che non fai numero se stai guardando la diretta. Comunque, veramente, però adesso dico la verità. Sono diventato molto, cioè, non voglio avere, siccome siamo ancora molti, prima che ci sfrondino con queste cose, il loro fine che fra 5-6 anni ci saranno 10-15 milioni di italiani in meno, fra quelli che se ne vanno, quelli che non fanno figli. Se non ci fossero gli immigrati, figurati, ma anche gli immigrati si romperanno pure il cazzo a venire in Italia che non c'è lavoro, e la gente che morirà per assistenza sanitaria pessima, non hanno i soldi per curarsi, mangeranno di merda, avranno case fredde. Ragazzi, questo è il nostro futuro, ok? A meno che non siate di questi dell'elite, questo è il nostro futuro, ok? Tutto sta crollando, e quelli che stanno sopra non è che crollano quelli che stanno sotto, è tutto collegato, è come affonda una cosa collegata, quindi piano piano affenderanno tutti. Solo pochissimi sono scollegati dalla società, ok? Avendo detto ciò, ogni esperienza adesso non c'è più pazienza, cioè nel senso che non voglio avere a che fare con persone che non ritengo intellettivamente, proprio oggettivamente in grado. E poi quando glielo fai notare, no, perché tu sei qui, tu sei là,
Ma non mi puoi non mi puoi presentare una cosa. Io voglio dire, io lo farei apposta, sapendo. Quando scrivo un bigliettino, guardate, stavo prendendo in giro, in realtà non sono così coglione. Guarda, ho comprato questa tromba eccezionale, la do a un professionista, dice sì, suona, non è eccessivamente intonata sui bassi, il prezzo è ottimo per questa tromba, però la tromba è una tromba così, io direi sì, perché in questo momento mi sto concentrando più sull'imparare e quindi faccio gli esercizi proprio su questa tromba. Ne ho altri migliori, non ho trombe sciche, quelle ste qua, ho una tromba che dovrei far revisionare perché sono un po' strano, King Silver Sonic, che è abbastanza buona però è vecchia. Ho Halls trombone, che è abbastanza buono per me, e ho questo Weryl pure trombone, che è discreto. Ma andrei a dire qualcuno, a qualcuno, ho comprato un trombone con la T maiuscola. Ma che stai di? Ma che cazzo stai dicendo? Perché io mi confronto sempre con persone che sono estremiste. Certo, se non c'è la Gibson qua, là. Cioè io ho questa Delore, che adesso costa 700 euro, pagati molto di meno. Per me va bene. Ma non per questo mi comprerei magari una chitarra da 150 euro nuova, che sarà sicuramente una cagata. All'invento riesci a fare su quel prezzo strumenti che non sono una cagata, non danno un bel suono, però reggono botta. Ma per il resto stiamo coi piedi per terra. Stiamo con i piedi per terra. Io sento gente che vogliono fare un partito, ancora un altro partito, ragazzi. Ah no, perché noi faremo un partito diverso, perché gli altri non hanno votato, perché questi sono sfigati come loro. Ma che sta di? Ma chi cazzo li conosce? Ma voi siete andati, a parte è colpa anche di Ancora Italia o Italia Sonora Popolare, se non hanno avuto un sito con tutti i nomi e le biografie di tutti i candidati di allora. Io poi, se parlerò, consiglierò, fate un cazzo di sito fatto bene con la biografia le figure di spicco, e anche spiegare qual è la democrazia del gruppo e qual è il rapporto fra Ancora Italia e Italia Sovrana e Popolare, tutto, che ci siano, si siano dei filati delle persone in questo momento, a me non sta bene per niente, adesso dobbiamo andare per un fine. Purtroppo la gente non riesce a capire questo fatto. Io per esempio, se devo suonare con qualcuno, ragazzi, io sono 40 anni che suono, 45, non questa, sennò suonare benissimo, però che sono l'ambiente musicale, suonavo il flauto dolce, c'è la musica barocca, ho fatto un sacco di cose, flauto traverso, sassofono, se c'è un altro canale che si vede come suono, e quindi so come si fanno le prove. Le prove non è, almeno se vuoi fare una cosa musicale, le prove è anche un modo per creare un arrangiamento, per parlare. Uno deve poter dire una cosa all'altro e l'altro deve poter dire una cosa a te. L'aspetto umano è fondamentale e soprattutto bisogna avere, non subito, la coda dei bagli. Io adesso mi faccio un mazzo di cazzi miei, nel senso che andrò alle jam session, mi confronterò in una situazione di vita reale, ovviamente i prezzi me li dovrò preparare per benino. Non credo di fare schifo, assolutamente, non credo di essere Gesù Cristo sceso in terra, non ho l'aria da sto cazzo, però ragazzi cerchiamo di essere non estremisti nei nostri atteggiamenti. Gente che vuole strumenti da migliaia di euro, altri che prendono uno strumento da 100 euro e ti dicono questo è un signor oculare, perché mi stai prendendo per il culo. Puoi prendere in giro una persona che pensa che un oculare costa 10 euro, 100 euro sarà un signor oculare. No, e non mi pigliare per il culo, perché sono esperto. E io vi dico che io ho preso un ukulele da 69 euro, che adesso costerà di più, con la
l'ottava armonica in cedro, che è discreto, io mi ci diverto. Può essere paragonato anche a Nilea? Ma manco per cazzo! Però la gente non lo capisce. No, ma io ho detto rispetto a quello che c'era prima. No, non l'hai detto rispetto a quello che c'era prima. Tu mi hai detto che io sono country. No, non ho detto che suonavi country. Io ho qui... Mi ricordo quello che ho detto. Mi scordo gli oggetti. Io non mi ricordo memoria su oggetti che poso là, me lo dimentico subito. Sempre a cercare gli oggetti. Dove ho messo quella cosa lì. Per il resto, però... mi ricordo, proprio perché ho litigato, ho discusso con le persone. Io prima di parlare, per un mio riflesso condizionato, cerco di stare su una base logica, ok? Poi non è, e quando se, cioè io non mi incazzo, chiudo la porta, non mi incazzo, perché non voglio dare la soddisfazione a un'altra persona di avere influenza sul mio carattere, è chiaro? Sono rari i casi in cui mi incazzo di brutto, soprattutto per quello che riguarda il nostro futuro, la guerra nucleare, il Covid, allora sì, ma persone per altre cose così, no, perché se hai detto una stronzata, peggio per te che l'hai detta. Io chiudo la porta, me ne vado, e chi si è visto si è visto. La stessa cosa su internet. Cioè, ho delle priorità, specialmente in questo periodo che non si sa quanto camperemo e se camperemo, se finiremo in mezzo a una strada o non avremo riscaldamento o ci prenderanno casa, ci pignoreranno tutto, ci verranno i soldi. È il momento, da una parte, di combattere e dall'altra parte di vivere la nostra vita nel modo più intelligente possibile. E quindi io intorno a me di persone cazzare non ne voglio, chiaro? Poi è ovvio, io quando vado a suonare penso solo a suonare, sento pure musicisti di questi del Dixon, Putin sta, è malato, sta per morire, quello e quello. Questa gente qua sta sempre 2 anni, 1 anno e mezzo dietro a quello che penso io. L'altra estate erano tutti per i vaccini, erano tutti quello. Adesso, no, però, sì. E allora, sì, te lo devono dire proprio, che è stata una presa per il culo. Devo uscire il telegiornale e dire, ragazzi, abbiamo preso per il culo, allora lo capite. Ecco, questa è la situazione. Ripeto. Io poi prendo cazzo queste persone, levo pure il numero di telefono perché non voglio avere ripensamenti, poi c'è qualcuno che si fa sentire perché magari hai visto che si è migliorato, no, ognuno ha le proprie occasioni per suonare con altre persone, ok? Io non mi ritengo sto cavolo, però non mi va neanche di svendermi, di elemosinare. Io ho capito che se io sto studiando per diventare migliore dovrei suonare con persone che siano umanamente e musicalmente compatibili con quello che voglio fare io. E quello che voglio fare io non è fare una melodia dall'inizio alla fine, ma fare un gruppo jazz, che vuol dire che si decide di fare quello, si decide di fare quell'altro. Se una cosa non viene si cerca di migliorarla, no? Anche se a me mi chiedono di fare una cosa che non so fare, io posso dire oggi non lo so fare, credo di poterla studiare nella prima settimana, oppure il mio livello fra 2 o 3 mesi sarà quest'altro. Cercare di non essere onesti con se stessi, però se una cosa si può fare ci puoi lavorare sopra, io ci lavoro sopra, ammesso che mi piaccia quel tipo di musica. Io credo che al Tattaluni gli piaccia un tipo di musica, fin tanto che non si deve fare un mazzo così o un mazzetto così a casa, ok? Questa è la mia opinione. Cioè, se vuoi suonare quel tipo di musica ti deve piacere, non puoi fare una cosa che fondamentalmente non ti diverte fare,
perché ormai le persone, se uno c'ha Facebook, vai a vedere, no? Devi suonare jazz, ok, vuoi suonare jazz, se vedete me potete vedere soltanto roba jazz, roba di country e qualcosa di musica greca, ok? Però allora vai a vedere questo, ah, che dovrebbe suonare jazz, già vedete che c'è una chitarra 3-3-5, ci si può fare anche jazz, non è solo quello il punto di vista. C'è. Non mi sembra una persona. Sì, c'è questo Montgomery. Però tutto il resto. No, 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 c'è un... sinceramente, guardate. Sinceramente, ma anche no. Rimosso, no, non mi interessa proprio. Va bene, mi sono sfogato perché mi ha telefonato questa persona che per dire queste cose qui. Queste sono tutte esperienze di vita. Però io ormai so che non bisogna cedere. Soprattutto, cioè, io di solito faccio parlare una persona, vedo, paziento. Poi vedo se è aria e non è aria. Certo, posso anche sbagliare. Se vedo che non è aria, prendo... telo senza guardare indietro, perché non prendo decisioni immediate, cioè sta persona parla, io dico una cosa, ma nel cervello io sto valutando i pro e i contro della situazione. Ecco, una volta che sono arrivato all'idea che le persone non cambiano, perché ve lo dico io, voi dovete capire come una persona, non deve fare una opinione affrettata. Però una volta che fate, non è che dico, no, ma poi questa questione cambia idea. No, non cambia. C'è una persona che dice, guarda, allora facciamo così, sì. Dopo 3 minuti fa esattamente il contrario, ciao. Ciao cuore. No. Cioè, io mine vaganti non ne voglio. Io quando devo suonare, devo provare, devo avere a che fare con delle persone, mi devo fidare. Non è che devo stare ogni volta a soppesare quello che gli ho detto, che non gli ho detto, perché io, ragazzi, non ho essendo una persona secondo me abbastanza tranquilla, cioè non ho bisogno di fai così, fai colà, non è vero, cioè io non lo dico mai a nessuno. Io con certo dico, guarda, questo pezzo facciamolo così. Se io durante le prove non posso parlare e dire come si fa un pezzo, ragazzi, io ho un'esperienza di vita lunga, e infatti i gruppi che in cui ho resistito o che ho fatto io maggiormente, che di cui io mi occupo di mettere l'annuncio, di trovare le persone, per quello che sono durati funzionavano, nel senso che abbiamo suonato quando la situazione non era per fattibile, dico, ragazzi, io a fare sta cosa qui in 3 persone quando troviamo S5 non vado a fare, e non l'ho fatta. Quindi non ho la, adesso mi era messo in testa di fare un gruppo di X-Men. Ho visto che secondo me, sì, metti l'annuncio, tutto è possibile,
Però è altamente improbabile che io riesca a fare un gruppo di X-Men, perché anche per la psicologia media del suonatore, che ogni volta che si trova a mettersi in gioco preferisce scappare, quasi sempre. La gente vuole suonare, non è logico, uno vuole suonare quello che sa suonare, ma rimanere nella zona di conforto, usando la parola italiana, nella zona di essere tranquilli, piuttosto che fare un qualcosa che implica una perdita, un uso del tempo per provare quei pezzi, col rischio che poi puoi sbagliare, perché quando fai una cosa a un certo livello, e quindi per non sbagliare devi ulteriormente studiare queste cose qui, e fondamentalmente alla gente non gli vale fare un cazzo. Arrivederci.